Benvenuti a questa lezione di programmazione ad oggetti in cui parleremo di uh, configuration management. Il configuration management è un uh, aspetto particolare dell'ingegneria del software uh, che si occupa degli uh, aspetti di gestione e correzione e... Uh, controllo di quelli che sono tutti gli elementi che vengono eh, utilizzati, in particolare si occupa di andare a identificare e documentare eh, tutte le caratteristiche di quelli che sono i configuration item, ovvero gli elementi che vengono tenuti sotto controllo, eh, controllare i cambiamenti che vengono fatti e eh, registrare eh, tutto ciò che è stato modificato e ovviamente anche permettere eh, il controllo della mh, corrispondenza a quelle che sono le regole di cambiamento. In particolare quando dobbiamo andare a gestire il cambiamento, quello che eh, ci chiediamo è qual è la storia di un particolare documento, eh, dove per documento intendiamo qualunque cosa, da un frammento di software eh, a un documento testuale, oppure a un modello eh, grafico, ad esempio in UML. Quindi qual è la versione, eh, qual è la storia di un, di un documento e quindi sostanzialmente dobbiamo andare a fare quello che è il versionamento, quindi mantenere traccia di tutto quello che è stata la storia di un documento chi eh, può cambiare eh, che cosa e come, quindi fare un controllo del cambiamento, dare i permessi e andare a decidere come eh, eventualmente andare a fondere eh, modifiche che potrebbero essere contrastanti tra di loro, eh, qual è l'insieme di documenti che noi vogliamo andare a utilizzare per un certo scopo, ad esempio per rilasciare una certa versione di software e eh, come possiamo andare, una volta che abbiamo identificato quella che si chiama la configurazione, a costruire il sistema e quindi andare a occuparsi di quello che si chiama build management. Quindi l'obiettivo del configuration management in generale è quello di andare a identificare e gestire i vari componenti del software, quelli che prima abbiamo chiamato documenti, eh, controllare l'accesso e il cambiamento di queste parti e eh, garantire la ricostruzione del software ogni volta che è necessario a partire da una eh, linea, da una configurazione ben eh, definita. Il primo aspetto che vogliamo andare a gestire è quello che riguarda il versionamento. Normalmente un approccio che viene utilizzato senza nessun supporto è quello di andare a utilizzare il file system in cui noi andiamo a generare una prima versione del file, una seconda che speriamo sia quella finale, ci rendiamo conto che non è l'ultima quindi ne facciamo un'altra, ne facciamo un'altra che è ancora una modifica con alcuni aspetti, arrivano alcune modifiche che dobbiamo andare a implementare e alla fine ci accorgiamo ancora di un ultimo errore. Quindi Andiamo a utilizzare un qualche convenzione di nomi che ci permette di mantenere le versioni. Ovviamente queste convenzioni di nomi sono difficili da mantenere da rispettare e soprattutto sono difficili da tenere traccia e, e di gestirle in maniera opportuna. Per questo motivo c'è eh, quella che si chiama la gestione eh, delle versioni che prevede di andare a fare questa operazione in maniera pulita e eh, ben definita. È importante andare a capire alcuni termini che eh, andiamo a utilizzare innanzitutto parleremo spesso di configuration item ovvero eh, un prodotto eh, del lavoro che è svolto nello sviluppo del software eh, e che è sotto il controllo e la gestione eh, normalmente un configuration item ha un nome ha tutte le versioni successive che sono mantenute e eh, dobbiamo andare a eh, definire quando aggiornare le versioni e ovviamente possiamo andare a prelevare una versione del passato senza problemi. A volte si parla di Configuration Management Aggregate, che è un insieme di eh, configuration item, um, le versioni dei configuration item eh, sono di solito fatte ogni volta che io vado a fare una modifica. E ovviamente posso avere diverse convenzioni per andare ad assegnare le versioni. Eh, quindi io devo sostanzialmente andare a eh, definire una procedura che mi permette in maniera non ambigua di assegnare una versione in modo da capire eh, qual è la versione di cui sto parlando e andare a capire se una versione viene prima o dopo di un'altra ed eventualmente se c'è stata una modifica eh, importante o meno. Normalmente le versioni vengono utilizzate, vengono numerate in maniera progressiva con vari numeri, ad esempio un numero intero e un numero decimale, che vanno a indicare modifiche principali e modifiche secondarie. Un secondo aspetto importante, un termine importante da tenere presente è quello di configurazione. Una configurazione è un insieme di configuration item, ciascuno in una particolare versione. Per cui se abbiamo una classe A nella versione 1.0, una classe B nella versione 1.0, questi assieme formano quella che si chiama una configurazione, cioè è un punto ben fisso, spesso definito in un certo istante di tempo, in cui abbiamo certe versioni. Quindi quella è la configurazione, o è quello l'insieme di classi da cui noi potremmo partire per andare a costruire quella che è una versione del nostro sistema complessivo. Nel momento in cui vado a creare una nuova classe, una nuova versione della classe A, ecco che ottengo. Se volete una nuova configurazione, che usa la prima versione della classe B e la seconda versione della classe A. Nel momento in cui evolvo anche la classe B, eh, ottengo una terza possibile configurazione. Eh, ovviamente non tutte le eh, configurazioni sono interessanti, alcune lo sono più di altre, e di solito vengono chiamate baseline, ovvero a un certo punto definisco che quell'insieme di eh, versioni dei configuration item rappresenta una eh, configurazione particolarmente importante e eh, è quello che viene chiamato una baseline, ovvero eh, è una fotografia in un certo istante di tempo del mio sistema ed è quella che io utilizzo per andare ad esempio a rilasciare il mio sistema. Quindi a volte eh, alcune baseline vengono utilizzate per scopi interni, quindi a un certo punto eh, congelo tutto e inizio a svolgere i test e a fare le correzioni, in altri casi una baseline è un qualcosa che verrà poi rilasciato come prodotto finale e quindi è un qualcosa di molto importante che verrà eh, poi utilizzato per andare a produrre il software che verrà rilasciato. Quando parlavamo di versionamento molto spesso viene adottata una tecnica eh, di versionamento che si chiama semantic versioning dove il, la numerazione eh, viene fatta utilizzando eh, tre numeri, major, minor e patch. Normalmente io faccio avanzare il major, quindi incremento di 1 il major, quando ho un eh, cambiamento molto significativo, eh, a volte introducendo delle incompatibilità con le versioni precedenti e ho spesso del, dei cambiamenti delle API. Il secondo numero che viene chiamato minor è quando io vado ad aggiungere eh, nuove funzionalità ma queste sono assolutamente compatibili con eh, quanto eh, c'era già prima, quindi non vanno a eh, introdurre eh, ad esempio incompatibilità col passato eh, o modifiche molto significative che potrebbero cambiare il significato o, o lo scope del mio eh, software. E infine il terzo numero viene chiamato patch e viene utilizzato quando io faccio eh, semplicemente delle correzioni, quindi trovo un difetto e lo correggo e allora quando vado a rilasciare una nuova versione in cui ho fatto semplicemente correzioni di difetti andrò a incrementare il numero della patch. Una seconda funzionalità legata al configuration management è quello che si chiama change control, ovvero la necessità di andare a gestire i cambiamenti che vengono fatti ai vari configuration item eventualmente in maniera conflittuale. Normalmente si fa riferimento a quello che è un repository, ovvero il contenitore logico fisico in cui noi andiamo a mettere tutti gli artefatti dello sviluppo del software. Eh, ovviamente eh, repository a volte è anche un termine che viene utilizzato per andare a specificare eh, non tanto il contenitore ma piuttosto il suo formato. Normalmente quando io ho un team che sviluppa del software è necessario avere eh, tanti sviluppatori eh, che interagiscono con il software e possono andare a eh, sviluppare eh, diverse parti e possono andare a... Eh, modificare le varie parti eventualmente eh, in parallelo. Quindi eh, un repository solitamente è un qualcosa di condiviso e comune in cui vengono messi tutti gli elementi, quindi i, i, il codice sorgente, ma anche eh, i modelli, i requisiti, tutto quello che viene gestito durante eh, il, eh, lo sviluppo del nostro software. Il, Caso più semplice di repository condiviso è un file system a cui possono accedere più, e più persone. Il problema dell'utilizzare un file system è che eh, se immaginiamo di avere due sviluppatori RSL che entrambi copiano il contenuto del repository sulle proprie macchine locali, ehm, a questo punto eh, tutte e due eh, iniziano a fare una modifica allo stesso file, a un certo punto Harry scrive la propria versione, quindi salva sul eh, repository centralizzato, eh, poco dopo Sally fa la stessa cosa, va a scrivere eh, sul repository centralizzato, il risultato netto di questa operazione è che praticamente le modifiche fatte da Harry sono sovrascritte da eh, Sally e quindi sostanzialmente scompaiono. Per cui eh, normalmente è necessario andare a eh, gestire queste operazioni di eh, lettura e poi scrittura sul repository che vengono chiamate eh, check in e check out in modo da garantire che eh, modifiche fatte sostanzialmente in contemporanea non vadano a sovrascriversi una con l'altra o non vadano in conflitto in qualche modo. Ci sono due tecnologie, due tecniche principali per andare a gestire il... Eh, Conflitti eh, o le possibili modifiche concorrenti, eh, una è quella che si chiama Lock Modify Unlock, e la seconda è che si chiama Copy Modify Merge. Eh, nel primo approccio le modifiche vengono serializzate quindi non è possibile che due sviluppatori modifichino contemporaneamente lo stesso file, perché il primo fa un'operazione di lock, eh, nel secondo caso invece ho la possibilità di avere molti cambi paralleli e ovviamente ho la necessità a un certo punto di andare a mettere assieme, fare quello che si chiama merge, diverse modifiche fatte contemporaneamente. La tecnica del lock modify unlock prevede che eh, quando Henry ha necessità di andare a modificare il file faccia un lock e poi legga il file. A questo punto se Sally cerca di fare la stessa operazione eh, il suo tentativo di lock fallisce perché il file è già bloccato. A un certo punto eh, Harry finisce di fare le modifiche, quindi scrive eh, la versione, è sicuro che nel frattempo nessuno altro l'ha modificato perché il file è locked e eh, fa un unlock del file. A questo punto finalmente eh, Sally può fare il suo lock e fare la lettura del file per poi andarlo a modificare. Um, Ovviamente, con questo meccanismo è impossibile avere dei conflitti, cioè è impossibile avere più modifiche fatte contemporaneamente proprio perché c'è il meccanismo di lock. Tuttavia eh, è impossibile andare anche a fare qualunque operazione di eh, lavoro contemporaneo, eh, perché se io faccio un lock, chiunque altro è impossibilitato a eh, modificare quel file eh, e quindi questo potrebbe andare a introdurre dei ritardi significativi, per cui se io e un altro sviluppatore dobbiamo contemporaneamente fare modifiche, magari in due aree completamente separate dello stesso file, ecco che non lo possiamo fare perché il primo farà un lock e andrà a escludere il secondo. Un altro svantaggio legato a questo modo di gestire eh, i conflitti è eh, dato dal fatto che è possibile che uno sviluppatore faccia un lock, inizia a modificare e poi non faccia l'unlock per un po' di tempo. In questo modo blocca tutto il team. Eh, immaginate uno che inizia a fare un lock, va in vacanza per qualche settimana e dimentica di fare l'unlock. Questo ovviamente blocca tutto il team, o comunque tutte le operazioni che devono essere fatte su quel file, eh, per le due settimane di vacanza eh, del nostro sviluppatore. Per questo motivo è stato introdotto un altro meccanismo che si chiama copy modify merge, che è molto più flessibile, però richiede un eh, intervento potenzialmente attivo eh, da parte degli sviluppatori che devono poi andare a gestire i conflitti che vengono però rilevati in maniera automatica dal sistema. Quindi mentre in un uh, file system condiviso i conflitti io non riesco a rilevarli, eh, in questo uh, contesto i conflitti mi vengono rilevati, quindi sono uh, portato e mi viene richiesto di andare a risolvere questi conflitti. Come funziona il um, copy, modify, merge? Sostanzialmente è possibile, come prima, che due sviluppatori facciano uh, una copia locale uh, dei file, uh, li modifichino entrambi. A un certo punto uno dei due sviluppatori cercherà di andare a fare eh, un'operazione di scrittura sul repository e il primo che fa questa operazione riesce tranquillamente. Il secondo eh, cerca di fare questa operazione e sostanzialmente viene bloccato. Viene bloccato perché eh, la versione A' scritta da Harry eh, si basava sulla versione A che non è quella che c'è in questo momento sul repository. Quindi il repository sostanzialmente eh, permette di rilevare che eh, c'è una versione intermedia che quindi io non posso andare a sovrascrivere. Quindi, che cosa deve fare Harry se vuole fare? Se vuole scrivere la propria modifica, deve andare a recuperare la versione che c'è attualmente sul repository e in questo modo ha eh, la propria versione, la versione che c'è attualmente sul repository e deve andare a fare quell'operazione che si chiama di merge, ovvero deve andare a prendere le proprie modifiche, le modifiche che sono state fatte sul repository e fonderle assieme. Una volta che le ha fuse, e quindi dichiara che ha fatto una unione, un merge di queste due modifiche, può finalmente andare a scrivere. A questo punto eh, chiunque vorrà andare a fare eh, modifiche successive eh, dovrà andare a leggere il contenuto e quindi questo eh, permetterà di avere il risultato dell'operazione di merge. Ovviamente questo meccanismo è molto più flessibile, ehm, possiamo avere tanti sviluppatori che eh, lavorano in parallelo, eh, nessuno può bloccare nessun altro perché Ovviamente vado a fare un'operazione di eh, scrittura e se c'è un conflitto mi viene segnalato, altrimenti la scrittura va avanti tranquilla. È ovvio che eh, deve esserci un po' di cura, deve esserci del lavoro da parte di uno sviluppatore che a un certo punto si prende eh, l'incarico di fare un'operazione di merge di eh, diverse eh, modifiche, le proprie più quelle di qualcun altro che erano state scritte sul file. A volte per fare eh, delle modifiche, eh, se sono molto complicate, quindi non è semplicemente una eh, scrittura di un file, eh, si utilizzano quelli che sono dei branch, ovvero delle linee di sviluppo che esistono in maniera indipendente rispetto alle altre. Quindi eh, sostanzialmente un branch è una copia eh, dell'attuale configurazione di file eh, su cui si lavora in maniera indipendente rispetto a quella principale. Perché devo andare a fare un branch? Beh, sostanzialmente eh, l'idea è di poter lavorare in maniera isolata rispetto a qualche eh, altro sviluppo, per cui ad esempio eh, voglio aggiungere delle nuove funzionalità lasciando eh, nel branch principale i file nella versione di partenza eh, che potrebbero eventualmente essere corretti eh, se ci sono dei bug dell'ultimo minuto eh, finché il branch che sviluppa le nuove caratteristiche sarà completato e allora potrà effettivamente eh, ricongiungersi col branch principale. Eh, oppure se decido di andare a sviluppare una nuova versione e voglio lasciare il branch che corrisponde alla versione precedente che continua a essere attivo e mantenuto. Qui la nuova versione è in un branch separato, eh, quella vecchia continua la sua evoluzione nel proprio branch e i due sono assolutamente indipendenti. Ovviamente io posso in un certo futuro decidere di andare a fondere due branch. In questo caso cosa devo fare? Esattamente come nel caso dei conflitti precedenti, eh, i file che prima erano nel branch principale e adesso sono nel branch eh, derivato eh, potenzialmente saranno diversi perché saranno state fatte delle modifiche indipendenti, devo andare a fare un'operazione di merge, quindi io posso fare il merge su un singolo file che voglio andare a scrivere sul repository oppure posso fare un merge tra due branch che quindi coinvolge potenzialmente tanti file. Quali sono gli strumenti che possono essere utilizzati per fare il controllo delle versioni, il versionamento? Beh, ce ne sono uh, diverse, alcune sono un po' vecchie tipo RCS, eh, CVS, SCCS e PCVS eh, che sono mh, diciamo, uh, meccanismi o strumenti di uh, version control uh, utilizzati negli anni 70 e 80, uh, CVS è stato utilizzato fino agli anni 90, uh, subversion um, che a partire dagli anni '90 è stato sostanzialmente il sistema di controllo delle versioni più diffuso. Eh, più recentemente sono emersi un'altra serie di eh, strumenti, i principali sono BitKeeper, Mercurial e Git, che hanno una caratteristica importante, mentre Subversion, ma anche CVS e gli altri RCS eh, SCCS erano sostanzialmente dei repository centralizzati. Ovvero c'era un'unica copia dei file e tutti andavano a scrivere le proprie versioni di sopra oppure a scoprire che qualcuno le aveva modificate e quindi doveva poi fare un'operazione di merge. Nel caso di eh, BitKeeper, Mercurial e Git eh, abbiamo a che fare con dei eh, repository che sono sostanzialmente distribuiti. Cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà ogni persona ha una copia completa del repository sulla propria macchina. Quindi quando fa un'operazione di eh, Commit eh, non può andare in conflitto perché è soltanto lui che lavora sul proprio PC. Il conflitto può nascere nel momento in cui io cerco di andare a scrivere eh, nella eh, versione, quindi master, quindi il centralizzata del repository. Quindi ce n'è sempre una centralizzata che è più importante delle altre, ma esistono tante copie, mentre invece nel caso di ServiceNow e CVS uno ha una copia soltanto del suo proprio progetto, non di tutto il repository. Eh, il risultato è che eh, nel momento in cui io scrivo eh, non ho conflitti, nel momento in cui io faccio quell'operazione che di solito si chiama di push, quindi mando i miei contenuti, il contenuto di tutto il mio repository eh, sul eh, repository centrale, ecco in quel momento può scatenarsi un meccanismo di conflitto. E eh, ovviamente che cosa succede? Che vado a... Eh, risolvere il conflitto esattamente come nel caso delle versioni decentralizzate facendo un'operazione di merge mi viene segnalata la mia versione la versione presente sul repository e devo cercare di andare a metterli assieme uh, un'altra caratteristica importante del configuration management è quello che si chiama build management in cui io devo andare a gestire uh, una serie di operazioni devo preparare l'ambiente quindi ad esempio andare a scaricare uh, delle librerie, eh, andare a definire una struttura di eh, cartelle, generare dei, eh, dei file che sono eh, costruiti a partire da eh, altri, una compilazione o altre cose. Eh, devo andare a raccogliere i componenti di terze parti, quindi se ho librerie che qualcun altro ha sviluppato, devo andare a copiare, e andare a prendere l'ultima versione o la versione che prevedo di poter integrare nel mio sistema. Devo andare a raggruppare tutto il mio codice sorgente, che può essere ovviamente in locale, ma potrebbe ritrovarsi su eh, un sistema di controllo versioni. Devo fare l'operazione di compilazione, devo andare a creare eh, i package distribuibili, eh, quindi, non so, se sono in Java, eh, in Java, devo andare a costruire un file jar, uno più file jar. Devo eseguire i test e infine devo fare un'operazione di deploy, quindi devo copiare il mio progetto su quelli che saranno i sistemi eh, di produzione. Per gestire il build management, ehm, che noi non abbiamo visto in particolare eh, nel, nostro, eh, nel nostro corso perché il build veniva fatto in maniera automatica dall'ambiente di sviluppo che era Eclipse, ci sono diversi eh, strumenti. Eh, make, che è quello più antico, che era stato sviluppato sostanzialmente per andare a costruire eh, e mettere assieme diversi file in C, ma che può essere utilizzato per fare qualunque tipo di compilazione, quindi è assolutamente eh, generale. Ant, che è un po' più recente, è sviluppato all'interno del progetto Apache ed è pensato per andare a fare il build di progetti Java, quindi è specializzato per un certo linguaggio. E poi abbiamo quelli più recenti, che sono Maven e Gradle, che sono un po' più sofisticati e permettono soprattutto di andare a gestire un sistema centralizzato in cui sono a disposizione tutte le librerie che mi servono nelle diverse versioni, quindi sia Maven che Gradle, Gradle sostanzialmente è un'evoluzione con qualche semplificazione di Maven, eh, hanno la capacità una volta che io dico che devo scaricare la versione 3.8.12 eh, di JUnit di andarlo a recuperare eh, in un archivio centralizzato e eh, successivamente integrarlo all'interno del mio sistema. Questi strumenti permettono eh, in maniera abbastanza eh, agevole di andare a fare anche un'operazione successiva che si chiama di continuous integration, ovvero eh, di avere eh, all'interno di un eh, repository in cui c'è tutto il mio codice, eh, fare un'operazione di build automatica, ragionevolmente con gli strumenti che abbiamo visto prima, eh, eseguire in maniera automatica i test, vedere un risultato, e eh, sostanzialmente eh, a ogni, ogni volta che viene fatto un commit eh, si riparte con questo meccanismo di integrazione quindi eh, viene fatta una compilazione vengono eseguiti i test su quella che è un, una macchina di integrazione e eh, successivamente è possibile Fare un ulteriore eh, test andando a prendere il sistema, mettendolo sulle macchine che sono sostanzialmente uguali a quelle di produzione ed eseguendo un altro test, e poi fare quello che si chiama il deployment, quindi rilasciare eh, a patto che tutti i test eh, abbiano successo il sistema direttamente sui server di produzione. Eh, per fare la continuous integration, vuol dire che eh, quando io faccio un'operazione di commit automaticamente scateno su eh, una macchina apposita un'operazione di eh, estrazione dei ehm, sorgenti eh, compilazione esecuzione automatica dei test e eh, deployment su eh, un sistema finale eh, ovviamente eh, questo funziona se io vado a fare eh, dei commit frequenti è ovvio che se faccio commit ogni 2-3 eh, settimane la continuous integration non è che sia molto utile eh, Devo fare attenzione a non fare i commit di codice eh, errato, eh, non devo fare i commit di test di codice non testato, quindi devo prima fare il test io in locale e poi fare il commit, in modo che i test che vengono eseguiti in maniera automatica, ragionevolmente, almeno per quello che riesco a controllare io, eh, avranno successo, e eh, non fare commit quando eh, il sistema è in uno stato che eh, non è corretto. Per cui, se qualcuno, ha introdotto un errore, è inutile che io vada a fare un commit su un sistema che comunque non passerà i test, devo aspettare che quell'errore venga corretto, dopodiché posso fare il commit sperando di non introdurre io un altro errore. E eh, sostanzialmente ogni eh, sviluppatore è responsabile dei commit che fa e quindi sostanzialmente se fa un commit che porta a degli errori, eh, ragionevolmente deve... Restare lì e risolvere il commit, risolvere gli errori finché il sistema non è in grado di fare un build del sistema corretto con tutti i test che passano. Per gestire i meccanismi di continuous integration eh, ci sono eh, anche qui diversi strumenti, um, c'è Travis che è un sistema tra l'altro integrato all'interno di Git, uh, Jenkins da cui sostanzialmente eh, è derivato Travis e poi ce n'è un altro che è Cruise Control. Sia Travis che Jenkins sono open source, invece, invece uh, Cruise Control è uh, un uh, sistema uh, proprietario. Vediamo ora come possiamo fare le operazioni di version control utilizzando Subversion, qualcosa abbiamo già visto durante il corso in maniera un po' più pratica. L'idea a questo punto è quella di andare a capire nel dettaglio che cosa significano le operazioni che abbiamo fatto e come possono essere gestite, soprattutto in un contesto multisviluppatore. Finora voi avete sviluppato da soli su, sui vostri repository e ovviamente le cose cambiano abbastanza nel momento in cui più persone lavorano sullo stesso repository e quindi possono nascere i conflitti. Che cos'è Subversion? È un sistema di controllo delle versioni è open source, è in grado di gestire dei file e directory all'interno di un repository centralizzato ed è in grado di memorizzare tutto quello che è stato fatto, tutte le modifiche che sono state fatte ai file e alle directory e permette di accedere ai repository attraverso la rete utilizzando diversi protocolli. Le caratteristiche principali di ehm, Subversion sono eh, la capacità di andare a gestire le configurazioni anche eh, delle cartelle non soltanto dei singoli file. Eh, gestire i commit eh, in maniera atomica quindi è impossibile, cioè i commit o vengono tutti completamente oppure falliscono. Eh, è in grado di eh, fare, mh, mantenere la versione anche dei metadati relativi. Eh, ai file, eh, ad esempio posso dire che il contenuto di un file è di tipo HTML e questo è ovviamente un esempio di metadato. Eh, permette di avere diverse strutturazioni nella topologia di accesso alla rete, eh, gestisce i dati in maniera eh, consistente uniforme, e uniforme, permette di fare ovviamente branching, eh, quindi definire più branch all'interno del, del nostro repository per lo sviluppo ed è utilizzabile da tantissimi eh, linguaggi, quindi esistono dei client scritti in tanti linguaggi che possono funzionare su diversi eh, sistemi operativi. Eh, L'architettura, eh, in maniera sintetica, eh, prevede eh, un repository che si appoggia su due tipi diversi di database che ci interessano relativamente poco. Al repository è possibile accedere tramite un server proprietario che utilizza un protocollo suo oppure tramite un web server, quindi utilizzando dei moduli all'interno ad esempio di, di Apache che è un web server molto diffuso che permettono di accedere al repository utilizzando in pratica il protocollo HTTP o la versione sicura HTTPS. Uh, quindi l'accesso al repository avviene attraverso internet e viene fatto da uh, quella che è una libreria uh, di uh, classi o di funzioni che permette di accedere a un repository. La libreria sostanzialmente si appoggia a quella che è una working copy, quindi la copia locale del, uh, dei file. Uh, ad esempio nel caso di, uh, Subverse, scusate, di, di Eclipse uh, la, la libreria client che abbiamo utilizzato si chiama SBN Kit. Uh, questa libreria viene utilizzata da un'applicazione, nel nostro caso Eclipse. Come è fatto il nostro uh, repository? Sostanzialmente è un repository centralizzato, a differenza di altri sistemi, quali ad esempio Git, e uh, memorizza le informazioni come un file system, quindi in termini di file, cartelle e sottocartelle. Eh, ogni eh, file può essere letto eh, o scritto da quanti eh, utenti vogliamo eh, tramite delle operazioni che si chiamano di eh, update quando un utente legge i contenuti e aggiorna eh, la propria copia o di commit quando i file vengono scritti sul repository un concetto importante per SubVersion, ma in realtà per tutti i sistemi di gestione delle configurazioni è quella che si chiama la working copy, ovvero una copia che abbiamo noi sul nostro computer locale eh, dei file eh, o delle risorse più in generale che sono memorizzate sul repository centralizzato. Eh, quello che noi facciamo inizialmente, eh, quando vogliamo andare a lavorare su un insieme di file, è fare un'operazione di check out. Il checkout che cosa fa? Prende i file che sono sul sistema crea una cartella in locale e li copia dentro. Successivamente potrò andare a fare delle operazioni di update che sostanzialmente cosa fanno? Vanno a vedere se sul repository c'è qualcosa di diverso, quindi sono stati cambiati i file oppure ne sono stati aggiunti o cancellati e aggiorna la nostra copia locale. Eh, viceversa posso fare un'operazione di commit che invece di andare a aggiornare la mia copia locale in base a quello che c'è sul repository prende tutte le modifiche che ho fatto io in locale e le manda a repository. Ogni volta che viene fatta un'operazione di commit, ehm, il repository incrementa il numero di revisione. Il numero di revisione è un numero intero che parte eh, da 0 appena ho creato repository e viene incrementato di 1 ogni volta che viene fatto un commit, ovvero ogni volta che nel repository viene salvata una modifica. Quindi, eh, ogni volta che io faccio una modifica, complessivamente il mio repository incrementa eh, il suo numero di revisioni. Ci sono un paio di revisioni che di solito non vengono menzionate per numero, ma eh, con nome, head e base. Head è l'ultima revisione che c'è in un certo istante sul repository, mentre invece, based è l'ultima revisione che io ho incorporato nella mia working copy o tramite il checkout, quindi l'operazione iniziale di copia, oppure tramite un update. Quindi l'update cosa fa? Aggiorna eh, i miei contenuti e mette la mia base uguale a quella che è eh, l'attuale head eh, del repository. Quindi sostanzialmente se noi abbiamo all'interno del nostro repository una versione, e eh, queste sono le varie revisioni, del mio repository la versione head e la versione base sono uguali perché ho fatto un update se qualcun altro ha fatto una serie di commit ogni volta che viene fatto il commit la mia revision head cioè l'ultima revisione del mio repository andrà avanti e quindi la base la revisione della mia working copy resterà arretrato ok se eh, voglio andare a fare un aggiornamento, quello che posso fare è fare un update che quindi sostanzialmente mi riporta eh, la mia copia locale aggiornata e allineata a quella che è la head, mettendo base uguale a head e aggiornando i contenuti dei file. Eh, se invece eh, di fare eh, un update voglio andare a modificare i miei file in locale, eh, lo posso fare. Ovviamente una modifica resterà in locale finché non vado a fare un'operazione di commit. L'operazione di commit che cosa fa? Prende il file modificato e lo va a scrivere nel repository. Eh, ovviamente il tutto va a buon fine se eh, quel file non è stato nel frattempo modificato da nessun altro. Eh, quello che ottengo è che eh, all'interno della mia working copy eh, il nuovo file eh, sarà allineato alla base eh, che corrisponde alla nuova head che intanto sarà avanzata di una posizione mentre invece i vecchi file che non sono stati modificati sono ancora ancorati alla vecchia base che era 1, 2, 3, 4 e 5 revisioni prima. A questo punto eh, ho quella che si chiama una situazione di revisioni miste, per cui eh, il file che ho appena modificato e che è stato scritto sul, eh, sul repository eh, avrà una certa base che è uguale alla head, per definizione, quando ho scritto un file, head viene aggiornato e quindi questo corrisponde alla nuova versione, mentre invece i vecchi file sono ancora ancorati alla vecchia revisione. Quindi ho alcuni file con una revisione vecchia e alcuni file, quelli modificati, con una revisione più nuova. Per risolvere questo problema devo andare a fare un'operazione di update che sostanzialmente mi porta tutti i file allineati alla head attuale del mio repository. Qual è eh, la procedura normale per andare a operare eh, su un repository subversion? Allora, inizialmente viene fatto un checkout, eh, che è l'operazione che voi fate in Eclipse facendo eh, un import from SVN, quello è sostanzialmente un'operazione di checkout. Eh, a un certo punto, quando decidete di voler lavorare sui vostri file, eh, andrete a fare un update, ovviamente l'update eh, è utile se... Pensate che nel frattempo qualcun altro possa aver modificato il repository. Se il repository è vostro o personale, ci lavorate solo voi, ovviamente questa operazione di update è inutile. Lavoriamo sui nostri file in locale, nella nostra working copy, eventualmente aggiungiamo alcuni file al sistema di controllo, di controllo delle versioni. Questa operazione in Eclipse è fatta in maniera automatica, nel senso che quando genero un nuovo file automaticamente questo mi verrà poi aggiunto. E poi, eh, quando ritengo di aver fatto una certa quantità di lavoro coerente e eh, corretta, vado a fare un'operazione di commit andando a specificare quello che è un eh, messaggio, messaggio che verrà poi registrato nel repository per andare a descrivere la modifica che è stata fatta. Come vado a strutturare i messaggi? Eh, beh, normalmente eh, vado a mettere un tipo di eh, modifica, ad esempio fix. Eh, oppure eh, feature quindi nuova versione il contesto in cui ho fatto questa modifica se è un sistema molto grande magari ho lavorato soltanto in un package o in un sottosistema eh, una eh, breve descrizione molto sintetica eh, un body in cui vado a descrivere un po' più nel dettaglio che cosa ho eh, fatto ed eventualmente un footer con alcune informazioni aggiuntive eh, ad esempio fix l'ho fatto all'interno del middleware, che cosa ho fatto? Ho garantito che i range header siano aderenti in maniera più stretta a, una certa, a un certo standard. Qui ho descritto specificatamente che cosa ho fatto e poi nell'header ho messo fixes e un riferimento. I riferimenti normalmente puntano a un difetto che è stato registrato. Mettendo questo riferimento è possibile in maniera automatica agganciare una certa operazione di commit alla risoluzione di un difetto, cosa che è molto utile se voglio tenere traccia di quando un difetto viene registrato e di quando viene risolto. Tutto ciò funziona bene finché non ci sono i conflitti. Un conflitto nasce nel momento in cui è stato cambiato un file locale, nel frattempo lo stesso file è stato cambiato da qualcun altro ed è stato scritto. Nel repository prima che lo faccia io a questo punto, eh, in generale, Subversion è in grado di capire se c'è un conflitto eh, nel caso in cui add sia maggiore di base, ovvero qualcuno ha modificato il repository e se add è maggiore di base, va a vedere se eh, per il file che io sto cercando di andare a scrivere tramite commit il contenuto è diverso rispetto a quello che ho io in locale quindi. Questa è una verifica che viene fatta inizialmente, se questo non è vero, cioè se add è uguale a base, vuol dire che nessuno ha modificato il repository, quindi non ci può essere eh, nessun conflitto. Se invece questa, questa condizione è verificata, allora viene fatto un controllo più specifico sul contenuto. In questo caso cosa succede? Eh, succede che io devo andare a... Eh, risolvere in qualche modo il conflitto quindi il commit va, eh, non va a buon fine mi viene segnalato un errore a questo punto eh, devo fare un'operazione di update quindi andare a prendere i file che stanno sul repo portarli in locale in modo da capire quali sono le diverse versioni quindi una volta che faccio un'operazione di update in seguito a un conflitto eh, il file che io volevo andare a modificare che qualcun altro nel frattempo ha modificato eh, verrà eh, presentato in tre versioni diverse, eh, sostanzialmente un eh, mine che è la versione eh, che io avevo appena modificato, quindi quello che io di, di cui cercavo di fare il commit, una old revision, cioè eh, la revisione base, precedente, quindi prima che io facessi l'update, quindi questa è la versione da cui sono partito per andare a generare il mine. E poi eh, filename.r new rev che è la versione che c'è adesso sul repository con eh, revisione head. Oltre a questi tre file, eh, che quindi sono dei file veri e propri, quindi tre fotografie dello stesso file, quando eh, io sono partito, che cosa io ho modificato e cosa c'è attualmente sul repository. Que cioè, quella modifica è stata fatta da qualcun altro. Il file originale viene eh, modificato andando a mettere dentro le mie modifiche e le modifiche fatte eh, da qualcun altro e memorizzate sul repository. Vediamolo in un esempio molto semplice. Quindi immaginiamo che ci siano, eh, siamo noi SLI SL che cerchiamo di andare a modificare un file che si chiama sandwich.txt. Eh, io ho fatto delle modifiche, nel frattempo Sally le ha fatte, è stata più veloce di me, ha scritto eh, sul repository. Eh, cerco di fare un commit e a questo punto ho eh, un conflitto. A questo punto faccio SVN update e mi dice che ovviamente mi conferma che c'è un conflitto, e, e eh, a questo punto posso andare eh, a dire eh, di posporre la risoluzione, quindi lasciare a me l'onere di andare a eh, fare qualcosa, eh, volendo posso andare a dire di stamparmi un diff completo, delle modifiche, oppure direttamente di fare un edit. Okay? Io così sospendo un attimo, eh, mi dice che sandwich.txt è cambiato, a questo punto all'interno della mia working copy, quindi del mio file system locale, troverò sandwich.txt, che è quello, il file incriminato, mine, è quello che contiene le mie modifiche. R1 è la versione di partenza ed R2 è la versione che è stata scritta da Sally. All'interno di sandwich.txt ho un mix delle mie modifiche e di quelle fatte da Sally. Per cui eh, il contenuto del file sostanzialmente conterrà delle righe che non sono state toccate né da me né da nessun altro. Sono queste che vediamo qui. A un certo punto ci sarà mine e quindi le modifiche che ho fatto io e eh, R2 le modifiche che sono state fatte in questo caso da Sally e che sono state registrate in un commit precedente a quello che cercavo di fare io. A questo punto eh, questi marker, quindi minore minore minore, maggiore maggiore maggiore, eh, racchiudono eh, una zona del file in cui ci sono modifiche eh, in conflitto. Eh, e quindi che cosa devo fare? Devo andare a prendere un misto tra quello che le modifiche che ho fatto io e le modifiche che ha fatto Sally e andare a mettere un tutt'uno. Quindi eh, che cosa faccio? Eh, vado sostanzialmente a prendere tutta questa zona e scrivere una nuova versione. Quindi sta a me eh, a risolvere quello che è un conflitto. A questo punto, una volta che ho eliminato i marker, di modifica all'interno del file che cosa faccio? Vado a fare un'operazione di resolve eh, dicendo che il conflitto è stato sistemato. Quindi ho, ho risolto io il conflitto, non c'è più nessun conflitto. A questo punto, una volta che il conflitto è stato risolto, eh, vado a fare un commit andando a specificare ehm, che cosa ho fatto. Quindi sta a me eh, che arrivo per ultimo, cerco di fare un commit, risolvere il conflitto prendendo la modifica che è stata fatta e cercando di integrare al suo interno le modifiche mie aggiuntive. Uh, due cenni molto veloci sui branch in subversion, non li abbiamo utilizzati ma giusto per sapere come vengono gestiti in subversion. Uh, sostanzialmente in subversion uh, quello che posso fare è uh, di andare a, eh, gestire i branch non direttamente perché il concetto di branch non è presente direttamente in subversion ma andando a gestire quelle che sono delle copie quindi io posso andare a prendere una cartella del mio repository copiarla completamente e quindi utilizzare quella copia per andare a fare eh, le modifiche in un branch separato quindi l'idea è che io mantengo in due cartelle separate eh, due copie degli stessi file e poi li vado a modificare in maniera eh, sostanzialmente indipendente Qual è il vantaggio di utilizzare le copie? che sostanzialmente quando io faccio una copia, ehm, Subversion non mi fa una copia vera e propria nel repository, ma punta alla eh, versione da cui io sono partito. Quindi non mi crea eh, nuovi contenuti, ma semplicemente mi tiene traccia di qual era la versione iniziale. Quindi non occupo particolare spazio andando a creare una copia. Quindi, eh, quello che viene normalmente fatto, è quello di andare a prendere eh, una cartella che si chiama Branches, eh, prendere il contenuto dei miei file e andarlo a mettere sotto eh, una nuova cartella che vado a creare sotto eh, branches. Eh, la struttura ehm, che normalmente viene utilizzata in un repository Subversion quando voglio utilizzare più branch è di avere tre cartelle a livello top che si chiamano trunk, branches e tags. Eh, trunk contiene il branch principale, quindi i file su cui io vado a lavorare Uh, branches eh, contiene al suo interno tante sottocartelle quanti sono i branch che io ho creato, e sostanzialmente all'interno per, per iniziare un nuovo branch, cosa faccio? Prendo la cartella trunk, la copio all'interno di Branches e gli do un nome. E a questo punto, i file che stanno in quella sottocartella iniziano ad avere una vita che è indipendente da quella eh, originale, dei, dei file originariamente in trunk. Uh, Inoltre ho una cartella tags in cui posso andare a mettere quelli che sono degli snapshot, ovvero posso prendere una copia del trunk oppure eh, di uno dei branch e metterlo eh, in una sottocartella sotto tags. Questi vengono utilizzati per andare a fare quelle che sono le versioni o release eh, del mio sistema. Quindi eh, quando voglio andare a prendere una particolare configurazione dei miei file e congelarla, ovvero farla diventare una baseline, cosa faccio? Copio la cartella eh, sotto text e a quel punto eh, tutto quello che è sotto text eh, per convenzione non viene più modificato viene mantenuto lì come una copia statica congelata mentre invece i file che trovo dentro trunk oppure in una delle sottocartelle di branches quelli sono normalmente soggetti a eh, modifiche a volte ehm, Può essere necessario andare a fare un'operazione di eh, fusione eh, tra quello che io ho fatto all'interno di un branch e quello che c'era nella mia branch principale, eh, ovvero nel trunk, eh, e questo lo posso fare tramite un comando che si chiama merge. Merge sostanzialmente funziona un po' eh, come eh, l'operazione di... Eh, risoluzione di un conflitto che ho fatto in locale, solo che invece di operare sui singoli file di un commit eh, opera su tutti i file che sono diversi tra eh, il trunk e eh, il branch che sto andando a considerare. Non entro oltre nei dettagli della gestione del, delle merge e dei, tra, dei diversi branch in subversion, eh, Diciamo che se ne avrete bisogno, i concetti fondamentali sono questi: quindi l'idea di avere una cartella con una copia che poi mantiene una vita sua particolare e separata da quella originale. Per riepilogare è importante ricordarsi che quando parliamo di configuration management, dobbiamo andare a considerare il problema del versionamento, il problema delle configurazioni, il problema del controllo dei cambiamenti e il problema del build management. Tutti questi collettivamente vanno a costituire i problemi gestiti dai sistemi di eh, gestione delle configurazioni eh, che sono vari. Eh, ovviamente non tutti sono in grado di coprire tutti questi punti, per cui ad esempio Subversion, eh, che è il sistema che abbiamo utilizzato in questo corso, copre sostanzialmente i primi tre punti. Il build management non è coperto da Subversion. È un qualcosa che di solito viene coperto da altri strumenti, quindi ad esempio abbiamo menzionato Make, Ant, Uh, abbiamo menzionato Maven e Gradle, uh, che sostanzialmente si concentrano principalmente sul build management e non fanno invece le altre parti di versionamento, configurazione e gestione uh, del cambiamento.